Magdi Cristiano Allam, eurodeputato, presidente del movimento politico Io Amo l'Italia e oggi all'Istituto Candia di Seregno per partecipare all'incontro dal titolo Primavera Araba, Autunno Occidentale. C'è un legame fra queste due frasi e quale futuro prevede per i popoli arabi sconvolti da guerre turbolente? Ma il legame c'è, io l'ho sentito sin dal mio arrivo qui e accolto festosamente dalle ragazze, e pensando ad una coincidenza singolare, in arabo la parola Allah è composta da tre lettere alte. L'11 settembre del 2001, con tre numeri 1, che sono delle lettere alte, ha corrisposto all'attentato alle due torri gemelle. Oggi di lettere alte siamo l'11-11-2011, ce ne sono ben 6. Quindi mi sono detto che Dio ci protegga, che Dio prevenga altri attentati del terrorismo islamico, e lo dico perché sono preoccupato per quello che sta accadendo sull'altra sponda del Mediterraneo, dove all'insegna di quella che è stata presentata come una rivolta popolare per la libertà e la democrazia, noi oggi ci ritroviamo con dei regimi islamici che stanno occupando il potere, con delle ripercussioni inevitabili anche per il nostro Occidente, perché da quella sponda del Mediterraneo noi attingiamo petrolio, gas, accediamo a quei mercati e chiediamo loro i loro fondi sovrani, i loro soldi che ci servono per rimpinguire le nostre casse che sono sempre più come dire, in difficoltà. La crisi economica spaventa molto l'opinione pubblica, anche perché si potrebbero avere delle ripercussioni sulla moneta unica. Lei pensa che si potrebbe uscire dall'euro? Allora, io credo che oggi noi dobbiamo seriamente porci la domanda sulla nostra presenza in seno all'euro e in seno a questa Europa dell'euro, un'Europa senza anima, un'Europa che non sa chi siamo, che si vergogna delle proprie radici giudaico-cristiane, che svende i valori non negoziabili, che tradisce la propria identità, ed un euro che di fatto è in mano ai banchieri. Molti pensano che la Banca Centrale Europea, che gestisce l'euro, sia una istituzione pubblica, è invece una istituzione privata formata da banchieri privati che perseguono i loro profitti e che svolge un ruolo pubblico che dovrebbe tradursi nel bene comune, nell'interesse generale, ma che purtroppo così non è. Se noi mettiamo a confronto i parametri che evidenziano la qualità della vita, il tenore di vita degli italiani, il livello di occupazione e di disoccupazione in Italia, soprattutto quello della fascia giovanile, ebbene emerge che nel 2000, prima dell'introduzione dell'euro, l'Italia e gli italiani stavano meglio. Oggi dobbiamo veramente porci la domanda se dobbiamo morire per l'euro, se dobbiamo sottometterci a tutto ciò che questa Europa dei banchieri, dei tecnocrati ci chiede, o se invece dobbiamo cominciare a riflettere sul recupero della nostra sovranità monetaria, che è parte integrante della sovranità nazionale. Le dimissioni di Berlusconi dovrebbero essere imminenti e si prospetta un governo guidato dal senatore Monti. Lei cosa ne pensa? Io sono estremamente preoccupato, perché in democrazia i cittadini vanno alle urne ed eleggono i loro rappresentanti, e a sua volta si forma un governo sulla base di questa rappresentanza popolare che corrisponde alla sovranità nazionale. Un nuovo capo di governo calato dall'alto, espressione dei poteri finanziari forti, gradito alla Banca Centrale Europea, al Fondo Monetario Internazionale,
e sul cui nome convergono un ampio fronte che va dal capo dello Stato alla Confindustria, ai sindacati, alla grande stampa nazionale che dipende dai poteri finanziari forti, alla Chiesa, mi preoccupa assai, perché sostanzialmente è un colpo di Stato finanziario e si traduce nello scippo della nostra democrazia. Mi domando che cosa stia succedendo, se abbiamo abdicato alla democrazia e ci siamo messi nelle mani della finanza internazionale, e se non ci rendiamo conto del fatto che in questo modo facciamo pervenir meno la centralità della persona, dei valori non negoziabili, e ci sottomettiamo a delle logiche dove la persona viene percepita come semplice produttore di materialità per poter consumare sempre di più. Un'ultimissima domanda: coloro che rivestono incarichi istituzionali, secondo lei dovrebbero avere anche un comportamento morale consono al ruolo che rivestono anche nella vita privata? Io credo che la vita privata di ciascuno sia un qualcosa che appartiene alla persona. Il problema concerne la decenza, testimoniare pubblicamente un comportamento che sia che dia onorabilità alla carica pubblica che si assume. Se la domanda fa riferimento a Silvio Berlusconi, l'errore in cui è incorso Silvio Berlusconi è quello di sovrapporre la dimensione privata con la dimensione pubblica, è quella di ostentare un comportamento privato che chiaramente si scontra con il ruolo pubblico che assume, cioè capo di del governo italiano, cioè di una delle istituzioni che si traducono nell'Italia stessa ovunque nel mondo.